Giuseppe Caporale, direttore di Resto a Sud, un progetto nato per salvaguardare il territorio dalle mafie e dall'abbandono. Come nasce e a che punto siamo con questo progetto, che poi è anche un movimento culturale? Beh, Resto al Sud è essenzialmente un progetto culturale. Nasce da una passione, da un impegno civile, perché ovviamente nella vita faccio il giornalista e mi occupo essenzialmente di informazione, scrivo per Repubblica e per Repubblica mi occupo della cronaca dell'Abruzzo, delle Marche, del Molise, scrivo per la cronaca nazionale. L'impegno per Resto al Sud nasce da una volontà di provare a essere utile per questo territorio, per il mio paese. Ho conosciuto tante realtà del sud e mi sono reso conto che eravamo di fronte a due strade, quella di far finta di non aver visto alcune cose o provare ognuno nella sua professione a fare qualcosa. Resto al sud è il tentativo di fare qualcosa da quello che so fare, ovvero il mestiere di informare. Resto al sud prova a farlo con un taglio culturale, cioè prova a selezionare quelle che sono le notizie quotidianamente emergono dal sud, utilizzando tantissime intelligenze che sono presenti nel territorio, mettendole insieme e chiedendo a queste intelligenze, docenti universitari, giornalisti, imprenditori, professionisti, di ragionare su quale deve essere lo sviluppo del territorio, perché se c'è una cosa che manca al sud è riconoscere i talenti e mettere insieme questi talenti. Perché i talenti spesso non sanno di esserlo, non c'è un laboratorio che aiuti i talenti a crescere e quando i talenti emergono, emergono nonostante il territorio, quindi fanno più fatica, magari ci sono talenti che hanno fatto anche la storia di tutto il paese, ma che proprio perché hanno fatto una molto più fatica degli altri, poi hanno una distanza dal proprio territorio. Ecco, noi cerchiamo di riconciliare il rapporto tra questi talenti e il territorio, e provando a chiedere a loro di unire le intelligenze per metterle al servizio di un progetto comune, perché se affonda il sud, affonda il paese. Oggi qui a Isernia per parlare di giornalismo d'inchiesta, com'è cambiato il modo di fare inchiesta nell'epoca in cui dominano internet e i social network? È diventato più importante di prima perché oggi siamo bombardati da news, siamo bombardati da siti, giornali, online, telecanali che H24 trasmettono informazioni e news. Quello che manca è essenzialmente il ruolo del giornalista. Il giornalista, come dice il mio direttore Zio Mauro, è un costruttore di senso. È qualcuno che riesce a interpretare quelle notizie e a farle capire al lettore. Per interpretarle bisogna analizzarle e studiarle. Per studiarle ci vuole un giornalismo d'inchiesta che non accetti supinamente quelle informazioni, ma lavori quelle informazioni. Un consiglio che si sente di dare ai giovani che vogliano avvicinarsi alla nostra professione? Di sperimentare nuovi linguaggi, di utilizzare la piattaforma digitale, quindi il web, mettendo insieme il video, l'audio, il testo, ovviamente l'interazione, i social network. Credo che quello sia il futuro dell'informazione e ovviamente anche non solo dell'informazione. E poi quella di aggregare, come noi stiamo facendo con Resto al Sud, di aggregare persone, perché il rischio dei social network e di internet è il proliferare delle isole. Quello che invece deve vincere l'aggregazione e l'unione, perché attraverso l'aggregazione, quindi mettendosi insieme e rinunciando ognuno a qualcosa, può nascere qualcosa di buono.